Una vetrina sempre accesa sulla tua attività. Nell'etere, una grande stella che ti tiene compagnia. CRT Radio. Il programma è offerto da... Altec SRL, azienda leader nell'attività di stampaggio di lamiera a freddo, progettazione e realizzazione di attrezzature automotive e ferroviarie. Specializzata anche in elementi di alta precisione per il settore aeronautico, alimentare e carpenteria. Altec SRL è a Mano Calzati, alla Contrada Piani, strada statale bis. Per info chiama lo 0825 183 1297 oppure scrivi a info@altecsrl.it. Altec SRL, professionalità e avanguardia. Dottor Jekyll o Mr. Hyde? Dottor Jekyll. Vittima o carnefice? Carnefice. Sesso o amore? Sesso. Angeli o demoni? Non so. Aspetta, credo che Stefano ed Ezio possano aiutarti. Angeli e demoni, con Stefano Ciampa ed Ezio Liccardi, su CRT Radio. E tu, di che team sei? Taglia sulla testa, se stare in strada è un peso, sono cresciuto in palestra. In questa bufera di perfetto c'è solo la tempesta. Voglio lasciare la city e non metterci più piede. Sono cresciuto occhio per occhio e occhio si vede. Com'è che qua giù soli senza Dio hanno fede? Però sono belle quelle entrate stile americano. Oggi ci sento potentissimo in cuffia. È vero, mamma mia. È vero, mi dovrai sentire per tutta la serata. Non è vero, perché stasera facciamo parlare gli altri. Eh sì, oggi e sì. Dobbiamo andare anche di fretta, perché stasera abbiamo due ospiti telefonici, non uno. E quindi dobbiamo dare il giusto tempo a tutte e due. Però noi non possiamo dimenticare di dire quali sono i nostri ospiti. E quindi rimanete qui ad ascoltarci su Spreaker, perché dobbiamo pubblicizzare questo. Ti ricordi il link? www.spreaker.com/user/cosmoradio Taurasi. Ok, e ci ascoltate. Perfetto. Perché da questa settimana abbiamo provato non ad eliminare del tutto Facebook, ma ci verrà a trovare più tardi quando faremo lo scherzo telefonico. Quindi se volete poi vi collegate su Facebook, su www.crradio.it. Ecco, crtradio.it.com. Vabbè, provate poi. La sitcom facciamo e l'ascoltate. Vabbè, non comunque perdiamo tempo, perché adesso ci chiamiamo subito. Sì, ci raggiungerà telefonicamente. Lo chiamiamo subito MTave. Lui è di La Spezia, certo. In realtà si chiama Mattia e promettiamo di non parlare di calcio con lui, No. Perché se iniziamo a parlare dello Spezia e del Benevento non finiamo veramente più. Lui è un grandissimo tifoso dello Spezia e sicuramente adesso sta godendo un po' più di noi tifosi beneventani per la salvezza. Certo. Speriamo che si salvino tutti e due. Intanto lo stiamo proprio telefonando. Lui è Mattia, in arte MTave. Pronto? E eccolo qua. Allora, ciao Mattia, benvenuto. Ciao Mattia. Ad Angeli e Demoni. Ciao, con Ezio a tutti. E Stefano. Buonasera. Senti, abbiamo subito messo in chiaro le cose con il nostro pubblico, ossia con te non parleremo dello Spezia, altrimenti la trasmissione poi mi diventa calcistica, inizio a parlare anch'io e non lo finiamo proprio più. Quindi forza le nostre squadre, ma parliamo di calcio e parliamo soprattutto, innanzitutto ti ringraziamo perché so che stai con le gambe sotto al tavolo, stai mangiando, stai festeggiando qualcosa di importante, posso dirlo? Sì, sono riuscito a mettermi da parte un attimo e sì, stavo festeggiando il 21° anniversario dei miei genitori. Ecco, che tantissimi spettacolo. Auguri. E siccome dovete sapere che la canzone che abbiamo
preparato questa sera per farla ascoltare voi radioascoltatori, si chiama appunto Mamma, e va ascoltata bene, perché io penso che ognuno di noi potrebbe dedicare quella canzone alla propria madre, almeno io ascoltandola, e ti dico non una volta, l'ho ascoltato penso un botto di volte e mi ci rivedo in quelle parole, in quello che tu scrivi, in quello che vuoi far capire alla mamma in questione. Quindi bella canzone, Mattia, bella canzone. Ti ringrazio di cuore, è stata strutturata proprio con minima attenzione nei minimi dettagli. Certo, e fa parte di un EP che non è uscito da molto, che si chiama Farfalle nella testa, dove ci sono... Esattamente. Ci sono 6 pezzi, anche quelli molto, molto belli, molto belli. Perché non è solo Mamma. A me è piaciuto tanto Total Shit e soprattutto No No No. Anzi, cercavo di immaginare, quando hai scritto No No No, a cosa ti riferivi. Stasera che ho l'opportunità di saperlo, insomma, potresti anche dirmelo. Certo, spiego volentieri. No 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 è nato un po' dalla stessa identica idea di Total Shit, nel sì. senso che nascono per spegnere i discorsi che vengono fatti sul mio conto da magari determinate persone che non hanno nemmeno la qualifica o l'esperienza appunto per farlo, e quindi diciamo che ho cercato dietro una canzone di spiegare, anche se in maniera magari non troppo delicata, in maniera un po' forte rispetto appunto agli altri singoli dell'album, sì. Spiegare appunto come sono io, come sono fatto, e appunto ironizzo dicendo My life is a total shit, che appunto in italiano contiene una parolaccia, comunque cerco di dirlo in maniera più carina, cioè che la mia vita non va benissimo in quel caso, perché arrivano sempre critiche a destra e manca, però in questo lavoro le critiche sono importanti quasi quanto i complimenti, diciamo. Assolutamente sì, bisogna farne tesoro. Invece hai parlato appunto delle persone che ti criticavano, invece le persone che ti sono state più vicine durante questo percorso, non so, oltre ai tuoi giustamente familiari. Sì, vicino a me c'ho tanta gente importante, i miei genitori, la mia ragazza che mi dà veramente tanto tanto supporto su questo. E, ho fatto tante canzoni dedicate anche a chi mi ascolta, ho fatto tante canzoni che nell'album prossimo usciranno, sempre dedicate ai miei fan, perché più che fan la vedo come se fosse una famiglia, una larga grande famiglia, quindi è giusto che io, come faccio al pezzo che mi fa stare bene a me, è giusto che mi metta a concentrarmi su un pezzo che possa fare stare bene anche loro. Giusto. Senti, ma tu a quale sei più affezionato? Allora, parto dal presupposto che per me ogni testo è come se fosse un piccolo figlio, sì. Però se devo scegliere un brano in questo momento già uscito, citerei tantissimo appunto Mamma, anche perché oggi mi avete preso in un giorno molto importante e speciale. È vero, guarda il caso, oggi è molto importante. Dovevo averti qui la settimana scorsa, poi mercoledì, poi giovedì, sembra fatto tutto apposta per farlo coincidere con questa bellissima data. Senti, prima di lasciarci ad ascoltare la tua canzone Mamma, il futuro che cosa ci riserva? Allora, è un argomento molto, appunto, come si può capire dal titolo, personale. Sì. E vado a raccontare un po' tutte le difficoltà che appunto abbiamo affrontato in famiglia, perché non sono state facili. Mia mamma è stata purtroppo anche operata per tante cose, quindi sono sempre stato tra la famiglia sono sempre stata la persona molto più vicina a lei. Okay. E non me ne pento, anzi ne vado fiero, e mi stringerei la mano da solo, perché al mondo d'oggi spesso viene sottovalutata la questione famiglia. Uno spesso magari del genitore ne approfitta, e poi un giorno, quando magari il destino ti dice che lui deve andare in un mondo migliore in cima sopra le nuvole, uno rimane spesso spiazzato. Ce ne accorgiamo sempre tardi. Ce ne accorgiamo sempre tardi. Per capire l'importanza dei genitori, almeno per quanto mi riguarda, è importante avere dei figli. Ecco, allora ragioni come un genitore e capisci tutto quello che hanno fatto per te negli anni precedenti, esatto, quando li sottovalutavi. E vabbè, fa parte dell'esperienza, del vissuto, bisogna vivere tanto per imparare, non c'è niente da fare. Senti, allora io ti lascio ai tuoi festeggiamenti, un caro e caloroso saluto alla tua famiglia. Grazie mille, Matteo, per il tempo che ci hai dedicato. Ascoltiamo a voi, è un piacere. Mamma, e siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi cosa.
Grazie ancora Mattia. Ciao Matt. Grazie a voi di cuore. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Anche a voi. Auguri ancora, auguri. Grazie. Ascoltiamo quindi Mamma. Vorrei che la mia vita fosse una parodia, capendo quanto questo mondo sia davvero sadico. Ricordati che sei stata la prima a credere in me, anche se col tempo ho inventato mille bugie. Sei sempre la risposta ad ogni mio perché. Se sono diverso da tutti, che problema c'è? Dentro me ho dolori che mi fanno sentire diverso. Posso nasconderli da tutti, ma non da me stesso. Siamo veramente piccoli in questo universo. Ora ti dico cosa penso. Se ti abbraccio c'è un felice. Noi scavalcheremo questo addosso, mano nella mano, vieni con me. Se ti abbraccio sono felice, quando ti penso mi sento re. Noi scavalcheremo questo addosso, mano nella mano, vieni con me. Finirà questa tempesta, tu non mollare mai. Se il mio cuore è la mia testa, so che non mi lascerai. Sento questi insulti, non li ascolto. Vivo solo, sono sincero. Ho imparato a essere vero. L'affetto che mai scambiato, nessuno me l'ha mai dato. Ho solo tre cantanti preferiti. Vuoi sapere quali sono? Io me e me stesso. Ho un pensiero fisso nella testa. Vuoi sapere qual è? Tu sei parte del mio successo. Se ti abbraccio sono felice, quando ti penso mi sento re. Noi scavalcheremo questo addosso, mano nella mano, vieni con me. Finirà questa tempesta, tu non mollare mai. Se il mio cuore è la mia testa, so che non mi lascerai. Che spettacolo! Complimenti ancora M-Tave con la sua Mamma. Perfetto. Che ci rimane veramente sempre a bocca aperta. Allora andate ad ascoltare anche il resto, sì, dell'EP di M-Tave, Farfalle nella testa, perché ci sono dei pezzi totalmente differenti e belli, belli da ascoltare, che ti rimangono. Ok, voltiamo pagina, voltiamo pagina, perché... Allora, se volete guardare lo scherzo telefonico attraverso Facebook, per vedere più che altro adesso Stefano come si sbelli, io rido sempre, mi dispiace. Ecco, potrebbe durare pure poco, 3 minuti. La visione di Facebook. Sì. Altrimenti rimanete su Spreaker, perché poi forse attraverso la radio è più bello lo scherzo telefonico, dai. Bello, sì, secondo me solo sì. Le voci, che vedere invece due idioti, sì, come noi che ridiamo come i pazzi, sì, che ci giriamo per non vederci. Sì, sì. A proposito, hai il coraggio di dire stasera che cosa hai fatto alle tue dita?
Dopo è Benedetta. Benedetta, sì, Benedetta. Benedetta. Adesso la bambina ha detto: fatti ha mettere detto, lo smalto. Sì. E tu hai detto: no, in realtà, allora lo devo raccontare. Devi la raccontarla bene, okay. Certo. Arrivo a casa di Ezio, prendiamo il caffè come, sì, come solito, come quotidianamente lo prendiamo.